Cari amici, eccoci, siamo di nuovo appunto qui dopo una 2 giorni dedicata alla diretta per la fiducia al Senato e alla Camera del nuovo governo Draghi, che quindi adesso si è insediato pienamente e con incarico pieno. Uno dei temi fondamentali di questo nuovo governo è proprio quello della transizione ecologica e ne vogliamo parlare, ovviamente non solo di questo, parliamo anche di quella che è la sua attività, con Silvia Paparella, geologo professionista, esperta di risanamento ambientale, amministratore delegato di Ferrara Fiera Congressi, con un'importante delega che appunto interessa a chi ci segue per la loro comunicazione, ma ovviamente anche per quello che è il ruolo di Silvia Paparella, che è quello appunto di delega agli eventi internazionali e sostenibili, e non solo, è General Manager di Remtec Expo, e ce ne parlerà appunto in questa intervista. Grazie innanzitutto. Grazie a lei per l'invito. Allora, introduciamo subito questo argomento, credo che veramente sia di interesse di tantissimi, già diciamo la forza di maggioranza, ma anche le altre, insomma, stanno parlando continuamente del tema ambientale. Il governo Draghi nasce con questo importante Ministero per la transizione ecologica, che sarà appunto il tema centrale, ma come si può inquadrare questo tema e come inciderà sulle nostre vite nel prossimo futuro? Grazie intanto per questa domanda. Ci tengo innanzitutto a dire che lo sviluppo mondiale, l'accelerazione nei consumi, la numerosità della popolazione mondiale e il suo tenore di vita hanno sicuramente prodotto, indicativamente dagli anni 70, un progressivo aumento della pressione sulle risorse ambientali, alimentari e territoriali del pianeta. Le risorse naturali sono tuttavia, come ben sappiamo, ad utilizzabilità limitata, il che significa che possiamo utilizzare la quota prodotta annualmente, ma senza che sia mai intaccato il capitale, pena che la risorsa scompaia per sempre con grave danno per gli uomini e per le donne che popolano il nostro pianeta. Questo ha posto alla comunità internazionale la questione strategica di individuare forme di sviluppo che siano più sostenibili nel breve, ma soprattutto nel lungo periodo. E questo ha posto due questioni. Una, quella imposta alla riflessione comune dal Santo Padre con l'enciclica Laudato Si, di una revisione integrale dell'ambiente, che deve coinvolgere, ma consentitemi anche di dire che deve partire dall'uomo nella logica di una migliore redistribuzione delle risorse. L'altra, quella tecnologica. Nei 2000 anni di sviluppo, i salti tecnologici, le scoperte, le invenzioni hanno generato spinte decisive per l'aumento dello sviluppo. Oggi serve un salto tecnologico che consenta un risparmio delle risorse naturali e che assicuri al contempo un alto tenore di vita. In questo contesto sicuramente si inserisce ottimamente il nuovo Ministero per la transizione ecologica e naturalmente auguriamo al ministro Cingolani un ottimo lavoro e ci mettiamo subito come comunità tecnico-scientifica al servizio del ministro. Giustissimo, oltretutto sottolineare quello che è il tema della sostenibilità e aggiungo la sostenibilità e il benessere che appunto sono al centro dell'agenda politica anche dell'Unione Europea. Non a caso appunto ne parla la von der Leyen nello Stato dell'Unione, durante lo Stato dell'Unione che si tiene ogni anno, ma anche a livello ovviamente nazionale. Abbiamo visto che appunto questo governo si incentrerà ancora di più la sua attenzione proprio su questo. Che cosa ne pensa in particolar modo un po' di quelle che sono tutte le tematiche, sia europee che italiane, in questo? I valori della sostenibilità e del benessere, come giustamente lei rappresentava, sono da intendersi ormai da qualche decennio non solo in termini di ricchezza materiale, misurabile attraverso l'indice tradizionale che ben conosciamo del PIL, del prodotto interno lordo, ma oggi sono da intendersi anche in termini di tesoro valoriale immateriale,
altrettanto importante per la sfera personale e sociale dei cittadini. È misurabile con l'indice, entrato ormai nell'uso comune di molti documenti governativi, di BES, benessere ecosostenibile, proprio in coerenza con le scelte e gli indirizzi che promanano dall'Unione Europea e dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. In questo senso, la cabina di regia Benessere Italia, insediata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla presidenza della professoressa Filomena Maggino e il commissario straordinario per le bonifiche, generale Giuseppe Vadalà, hanno siglato proprio in questi giorni un importante accordo quadro di cooperazione, con l'intento di esplorare, approfondire, attuare lo studio degli indicatori utili proprio a definire il benessere nel contesto del risanamento ambientale. Tale accordo ha previsto la nascita di un gruppo di lavoro che ha iniziato i suoi lavori il 16 settembre 2020 e di cui fanno parte persone di diversa estrazione appartenenti al mondo delle istituzioni e della società civile, gruppo di lavoro del quale mi onoro di far parte. E oltretutto, se posso aggiungere, come general manager di uno dei più importanti hub tecnologici a livello europeo, che si occupa appunto di tutela e di sviluppo sostenibile del territorio, come si sta affrontando, anzi meglio diciamo, come sta affrontando la pandemia e l'impossibilità di potersi ritrovare agevolmente? La comunità tecnico-scientifica di Remtec considero che sia davvero una vera risorsa per il paese, per l'Europa, ma anche a livello mondiale. Questa comunità opera, lavora da 15 anni proprio sui temi della tutela e dello sviluppo sostenibile dei territori. E soprattutto opera attraverso la condivisione delle esperienze e la moltiplicazione delle eccellenze, attraverso momenti di confronto pubblico-privati ed un lavoro permanente, capace, che è stato capace in questi anni di far emergere le principali problematiche, ma anche e soprattutto le più importanti innovazioni e soluzioni tecnologiche, una vera e propria hub della innovazione e della sostenibilità. Ed una comunità, come dicevo, che quest'anno, proprio a seguito della crisi pandemica, ha deciso in qualche modo di abbattere i confini del distanziamento e di costruire una piattaforma digitale che rimane in questo momento unica nel suo genere per le funzionalità. Si tratta di una piattaforma permanente, attiva 24 ore al giorno, 7 giorni la settimana, una piattaforma che ha consentito, che consente, che consentirà a questa comunità di continuare ad incontrarsi, a confrontarsi e a crescere. Ha già introdotto un'altra domanda che appunto le volevo chiedere specificamente nel caso europeo. Nell'ambito di Remtec Expo lavora tra gli altri un comitato scientifico internazionale cosiddetto appunto chiamato Remtec Europe Ambassador. Di cosa si tratta in particolar modo e appunto come si interagisce con voi? La comunità internazionale di Remtec Europe è composta da alcuni dei massimi esperti a livello mondiale di risanamento e sviluppo sostenibile. Con il coordinamento di ISPRA ne fanno parte, ad esempio, il Joint Research Center, alcuni dei ministeri dei paesi membri, alcuni degli istituti e delle agenzie degli stessi paesi, ma anche alcune associazioni come Nicole, Claire, Common Forum, European Federation of Geologists e molti altri. Si tratta di una commissione internazionale, come si diceva, ad alto contenuto tecnologico e scientifico, che sta lavorando in questi anni e in questi giorni ai grandi temi del futuro. Quest'anno da questo tavolo, si è poi generata una nuova corrente, una nuova iniziativa a supporto dei lavori della Commissione internazionale che sta velocemente espandendo ed è appunto, come lei giustamente diceva, rappresentata dai Remtec Europe Ambassadors. E
Gli ambassadors che oggi sono qualche centinaio e sono distribuiti in circa 30 paesi nel mondo si sono prefissati l'obiettivo di condividere, ma soprattutto di favorire la conoscenza e la consapevolezza delle problematiche ambientali. Nell'epoca di One Planet, che non può certamente solo essere e restare uno slogan, non ci possiamo permettere in qualche modo di lavorare a compartimenti. La ricerca e le soluzioni tecnologiche vanno non solo sostenute, ma anche fortemente condivise per favorire sviluppo, progresso e benessere. Perfetto, non potevamo essere più sintetici di questo, la sintesi è stata perfetta. Ringraziamo Silvia Paparella, ricordiamo appunto General Manager, ne ha appena parlato di Remtec Expo, lab tecnologico dedicato ai temi della tutela e sviluppo sostenibile del territorio, e probabilmente le richiederemo magari un suo intervento prossimamente proprio anche per analizzare quello che è il Ministero, ripetiamo, della transizione ecologica, dovrebbe essere la grande novità, insomma, di questo governo. Con grande piacere, grazie e arrivederci. Di nuovo, grazie e a presto.